Živali iz vseh koncev sveta, najrazličnejših vrst in velikosti. Nenavadni primeri igre narave in celo taki, ki so plod človeške domišljije. Sobe čudes so bile nekakšne predhodnice naravoslovnih muzejev, s katerimi so se v času renesanse radi ponašali plemiči in bogati trgovci. Strokovnjaki so se razumevanje narave in razvoja lotili bolj sistematično. Le tavole didattiche le facevano usando direttamente gli animali, imbalsamando o impagliando, come si dice, gli animali e usando direttamente loro per mostrare le fasi diverse del ciclo della vita, l'uovo, l'embrione, la nascita, il bozzo della farfalla e questo è un metodo molto curioso che per noi oggi sarebbe impensabile ovviamente. Tržaški naravoslovni muzej so ustanovili leta 1846. Njihova zbirka danes šteje več kot 2 milijona eksponatov, a je zaradi prostorske omejitve žal razstavljen le manjši del. Med najpomembnejšimi je Antonio, dinozaver, ki so ga v 80-ih letih našli blizu Sesljana in je do sedaj edini znani predstavnik svoje vrste na svetu. Antonio je vissuto circa 70 milijoni d'anni fa. I dinosauri sono estinti circa 65 milioni d'anni, per cui è uno degli ultimi dinosauri, ovviamente geologicamente parlando, no? Comparsi sulla Terra. Era un dinosauro vegetariano. Antonio era lungo sui 4 metri e pesava sui 500 kg. V muzeju hranijo tudi najstarejši primer zdravljenega zoba. Našli so ga v Loki blizu Hrastova leta 1913. Šele pred kratkim pa so ugotovili, da si je njegov lastnik pred 6500 leti bolečine lajšal s čebeljim voskom. Ob obisku muzeja lahko spoznate, katere živali so včasih živele na našem območju. Med njimi sta bila tudi jamski medved in lev, človekov največji tekmec pri lovu vse do starorimskih časov. Hranijo pa tudi nekatere morske predstavnike. Beh, ad esempio abbiamo le foche monache che vivono nell'alto Adriatico, quindi le ultime foche monache prima dell'estinzione del possibile ritorno attuale. Abbiamo alcuni delfini, sempre di quelli che erano presenti e comuni nel Golfo prima che ritornassero adesso. E poi abbiamo tantissime specie di insetti, di farfalle e di carabi che un tempo popolavano i nostri boschi, i nostri prati e che oggi sono molto rari o sono estinti. Naravoslovni muzej se je v nove prostore preselil pred dobrim letom dni. Nekatere sobane še niso zaključene, a so obiskovalcem kljub temu na ogled. Tako jim želijo približati tudi postopek snovanja in uresničevanja številnih njihovih načrtov.